Patrizia Raveggi, buongiorno. Buongiorno. E benvenuta nel posto delle parole. Buongiorno, lei da dove ci sta ascoltando? Sono in Slovenia in questo momento, nella capitale, Lubiana. A Lubiana, ecco, da Lubiana. E anche qui è molto grigio. Anche lì è molto grigio, quindi ci accomuna questo tempo sonnolento, ovvero l'autunno. Minuetto per chitarra a 25 colpi è il romanzo che stiamo per attraversare, seppure nel poco tempo questo romanzo di 500 pagine lo vuole pronunciare lei, il nome dell'autore. Io non rischio, Patrizia Raveggi. Il titolo? No, il nome dell'autore. Ah, Vito Milzupan. Ah, ma allora ci sarei riuscito anch'io, Vito Milzupan, medizioni vuole, no? Perché temo sempre di fare errori, allora è meglio prevenire. Ecco. I nomi poi sono molto pieni di trucchi sempre. Ha voglia di trucchi e di tranelli e di cose, esatto. Di cose strane, ed è bello rispettare la giusta dizione. Vito Milzupan, autore di Minuetto per chitarra, edizioni Voland. Ecco, per chi non conosce la figura di Vito Milzupan, ce la può tracciare? Chi era? Diciamo un personaggio straordinario, veramente non solo come autore, ma proprio come persona nel folklore della letteratura slovena, non solo della letteratura, della storia della Slovenia, è rimasto come una fuori di ogni possibile codificazione, una personalità che si opponeva sempre ad ogni regime, era costantemente ribelle, e per questo poi è anche accaduto che quando è nata negli anni 80 in Slovenia la controcultura punk, è stato proprio un altro dei libri autobiografici di Zupan, Levitan, in cui narra gli anni passati nel carcere sloveno dopo la guerra. È stato preso come simbolo, come libro di culto della controcultura punk, proprio per questa follia e questo coraggio di Zupan di opporsi sempre, di dire sempre come la pensava, anche quando sapeva esattamente quali sarebbero state le conseguenze, catastrofiche sempre. Questo si vede anche in Minuetto. Altro che si vede in Minuetto, perché questo è veramente un racconto che attraversa la storia e ci fa comprendere come quella storia, che sembra così lontana da noi, ma in effetti è molto vicina a noi. Lei ha tradotto questo libro di Vito Milzupan, Minuetto per chitarra. Lei è Patrizia Raveggi, si è laureata, ed è molto bello quello che fa Voland, che nel risvolto di copertina non inserisce solamente la biografia dell'autore, ma anche di chi traduce, in questo caso Patrizia Raveggi, che si è laureata alla Scuola Normale di Pisa, risiede a Roma e in Slovenia, già diplomatico dell'area della promozione culturale del Ministero Affari Esteri italiano, consigliere culturale, direttore dirigente di istituti italiani di cultura all'estero, e traduttrice e curatrice di testi letterari classici, moderni e contemporanei dallo sloveno e dall'inglese. Ecco. Questo libro è ovviamente in traduzione dallo sloveno. Lei ce l'ha la versione originale vicino a disposizione, Patrizia Raveggi? Sì, sì, sì. Ecco, anzitutto, nella versione originale, Minuetto per chitarra, come si intitola? Si dice Minuet za chitarra, molto simile. Quindi è uguale. Sì. E il sottotitolo, A 25 colpi, e in sloveno? Na petinvajset. Questo è un po' diverso. Ecco, questo non l'avremmo indovinato. Non, certamente non io, di certo. Allora, e adesso, come sempre facciamo quando parliamo di traduzione, lasciamo che Patrizia Raveggi ci introduca il suo romanzo, leggendo il romanzo che lei ha tradotto, leggendo nella versione originale e poi passando alla versione italiana. Prego, Patrizia Raveggi. Sì, questo è proprio l'incipit, partiamo dalla primissima pagina del romanzo. Zelo važno je priti na grič. Ta stavek je, kakor nekakšno geslo, napisan na nekaterih listih, ki ležijo pred mano. Popisani z raznobarvimi tintami in zvinčniki. Knjiga je izdelana na podlagi tekočega dnevnika, ki teče nekaj strani in ponikne. K
Kasneje se razblini v množico drobnih podatkov, nekakih osnutkov za sestavo pripovedi, nametanih besed, vsebine vojaške torbice iz zelenega platna, zvihanih šolskih zvezkov, letečih listov, kartonov, počečkani košev papirja. V vsem tem je bil nekak namen. Čitljivost ni največja odlika omenjenega materiala. Neka imena so podana samo z velikimi črkami. Tu je prepisovalec samovoljno podajal cela imena ljudi ali krajev. A bi lahko pomenilo Albin ali Anton, pa še celo vrsto imen in primkov. G bi lahko pomenilo kraj Gorice ali Grosuplje. Treba se je bilo odločiti. Na večjih listih najdemo podpis pisca, Jakob Bergant. Nekje piše Jakob Bergant Berg. Pri opisu nekega očividca in udeleženca bitke v Jelenovem žlebu je zapisano: Juriš, na hrib, je zaklical partizanski komandant. Alla montagna, so kričali poveljujoči častniki italijanskega bataljona Macerata. Šlo je samo za 5 ali 10 metrov prednosti. Prva je z vrha zaregljala partizanska strojnica tipo zbrojevka. Sledi opis zmage in pripis. Zelo važno je priti na hrib. Na nekem mestu je opisano, kako čepi Bergant visoko rogovili drevesa. Spodaj po cesti pa drdrajo mimo nemški tanki z odprtimi kupolami. V kupoli stoji poveljnik tanka. E così comincia il romanzo Minuetto per chitarra, 25 colpi di Mito Milzupan, e adesso Patrizia Raveggi ci fa comprendere, anche se abbiamo compreso alcune parole, perché in questo romanzo sono presenti diverse lingue: spagnolo, francese, tedesco, italiano, e allora adesso ce lo faccia comprendere nella lingua che lei ha poi fatto ritrovare in questo romanzo Minuetto per chitarra, ovvero nella lingua italiana, prego. L'importante è raggiungere la vetta. Questa frase ricorre come uno slogan su vari fogli che mi stanno davanti, scritti a mano con inchiostro e matite di diversi colori. Il libro è stato composto sulla base di annotazioni diaristiche che scorrono per alcune pagine, poi si inabissano e in seguito si dissolvono in una massa di minuti dettagli. Alcune bozze per la composizione di un racconto, parole sparse, il contenuto di uno zaino militare di tela verde, quaderni di scuola con le orecchie, pagine volanti, cartoncini, pezzetti di carta scarabocchiati. Tutto ciò doveva avere uno scopo. La leggibilità non è la qualità precipua di questo materiale. Alcuni nomi sono citati solo con le iniziali, altrove il trascrittore, a suo arbitrio, ha fornito per intero nomi di persone o di luoghi. A avrebbe potuto significare Albin o Anton, e molto ancora, un'intera lista di nomi e cognomi. G avrebbe potuto significare la località di Gorizia oppure di Grosuplje. Era necessario decidersi. Su più pagine troviamo la firma dello scrittore, Jakob Bergant, in alcuni casi riportato come Jakob Bergant Berg. Nella descrizione di un testimone oculare che aveva preso parte alla battaglia di Jelenov-Žleb, è scritto: carica al monte, incitava il comandante partigiano, alla montagna, intimavano a gran voce gli ufficiali al comando del battaglione italiano Macerata. Si trattava appena di 5 o 10 metri di vantaggio. Ad aprire il fuoco dalla vetta fu per prima la mitragliatrice partigiana leggera Zbrojevka. Segue la descrizione della vittoria e l'annotazione. L'importante è raggiungere la vetta. E questo è il motto importante che viene citato in apertura di questo romanzo. L'importante è raggiungere la vetta. Dico romanzo, ma è a volte questo è un libro impegnativo che ci fa conoscere la storia di una terra che non è lontana da noi, ma che è necessario conoscere.
E Vito Milzupan ci racconta la storia che noi dobbiamo conoscere. A volte può anche essere poco piacevole, ma è una storia con delle narrazioni che si intrecciano in una maniera molto molto complessa a volte. Com'è stato tradurre questo libro di Vito Milzupan, Patrizia Ravegi? Perché credo che nella versione che lei ci ha dato, nella versione italiana, ovviamente l'unica a cui io posso accedere, si denota anche una complessità di scrittura. Sì, vede, Zupan è, da una parte è considerato oggi in Slovenia uno degli autori canonici, nel senso che è stato detto da parte della critica che la lingua slovena classica sotto la penna di Zupan scorre come un rivolo di platino, cioè ha la perfezione classica del canone letterario. D'altra parte però, essendo maestro di misura classica, d'altra parte prova di tutto, le prova tutte le soluzioni, le più audaci, le più antitradizionali. Ma qual è il motivo per cui rompe ogni codice, trasgredisce linguisticamente anche appunto quel canone classico di cui parlavamo prima? Perché per mezzo di queste trasgressioni, di questi rifacimenti parodici, spesso parodici, lui esprime la sua visione di una realtà che era una realtà caotica, frammentata, che non può essere espressa altrimenti che da uno stile a scheggio, uno stile contorto, aggrovigliato, allucinante. Beh, non è stato facile tradurlo, però come diceva un vero grande traduttore nostro, Luciano Bianciardi, che ha tradotto dall'inglese decine e decine di capolavori di letteratura inglese e americana, quando incontri, è una fatica bestiale quella del tradurre, però quando hai la fortuna di incontrare uno scrittore che scrive come vorresti scrivere tu, allora è la gioia. E così è stato per Zupan, è stato veramente, per quanto un esercizio faticoso e anche, diciamo, stressante alle volte, quando non si riesce a far rivivere una certa frase, un certo periodo, come lo si sente suonare nell'originale, diventa una frustrazione che non lascia dormire la notte. Ciò nonostante, incontrare Zupan è stata una grande gioia, perché è proprio, scrive come avrei, se fossi uno scrittore, vorrei scrivere io. Ed è una storia che ci porta al secondo conflitto mondiale, alla resistenza partigiana sul territorio sloveno, e da questo si muove la storia che negli anni 70 Vito Milzupan ha composto attraverso lettere, testimonianze, e questo diario di vita vissuta rappresenta proprio il romanzo in toto. Però io non ho mai visto, Patrizia Ravegi, un romanzo con così tante citazioni in esergo. Veramente sono tantissime, e credo che tutte quante ci portino a comprendere meglio anche il senso della scrittura. Il fatto è che questi, che si chiamerebbero in linguaggio tecnico paratesti, certo, danno al narrato, alla narrazione delle vicende di guerra e alle riflessioni del partigiano Berg, danno una risonanza che oltrepassa, che amplia l'ambito della narrazione stessa, la pone sul livello mondiale, e le citazioni sono svariate. Non solo all'inizio di ogni capitolo ce n'è una lista, un elenco di ogni tipo, di storiche, dell'arte della guerra, di filosofi. Umberto Giannini, per esempio, un filosofo cileno che evidentemente Zupan conosceva bene, perché lo cita più volte, addirittura la copertina, con un'intuizione veramente da artista, la copertina riporta una frase proprio di Umberto Giannini, e la frase è questa: non cominciare a parlare immediatamente, copriti il volto con il palmo delle mani, lascia che il tempo echeggi dentro di te,
di quanto amore sei stato capace, fratello mio. Ecco, di quanto amore sei stato capace, fratello mio. E questa è la domanda. E questa è l'immagine di copertina che interpreta proprio questa frase del filosofo a me sconosciuto fino a quando non ho letto questo libro, Umberto Giannini, filosofo cileno. Sembra che Zupan avesse una cultura veramente immensa. È anche difficile rintracciare esattamente le opere dalle quali cita, dalle quali estrae le sue citazioni. Lui non lo dice. Ho il dubbio, ho la sensazione che spesso, avendo anche una memoria prodigiosa, lui citasse a memoria. Conosceva queste opere, le citava a memoria, non credo che andasse a controllare sempre il testo. Un altro autore che evidentemente gli stava molto a cuore, oltre ai grandissimi moderni, diciamo Céline, Hemingway, Henri Maria Remarque, oltre a quelli, io credo che come sottotesto lui avesse presente nello spirito Machiavelli sempre. Anche questo refrain, questo mantra dell'importante giungere alla vetta, mi sono resa conto, ma questo dopo, avendo già finito la traduzione al libro pubblicato, proprio in questi giorni ci ripensavo e ho visto che Machiavelli, nei discorsi sulla prima decade di Tito Livio, esorta gli assediati o gli assedianti in momenti di guerra e di scontri e battaglie a tenere i luoghi alti. L'unica salvezza è tenere i luoghi alti. Ora, se non è questa l'importante, raggiungere la vetta, sicuramente Zupan ha ricordato l'esortazione di Machiavelli. Per non dire poi di una scena stupenda a pagina 396, non credo che ci sia tempo di leggerla, comunque quando il partigiano Burke trova rifugio insieme al suo alter ego Anton, veterano di Spagna, trovano rifugio in una casa, in un villaggio, dopo essere fuggiti dai tedeschi che li stavano inseguendo. Trovano rifugio lì e incontra Burke, il padre di famiglia e la figlia. Sono rimasti soli, la mamma è morta, sono rimasti solo il padre e questa figlia Sabina. E qui c'è un incontro veramente di altissimo erotismo, splendido. Lei le vuole leggere qualche riga di questo incontro? Perché vedo qui una sottolineatura che tra le tante di questo romanzo, così riportiamo i nostri ascoltatori a vivere per qualche momento di questa sensualità prorompente. Le leggo un poco e poi lasciamo aperto così che i lettori... Certo, dobbiamo dare solo delle suggestioni. Lei, cioè Sabina, mi si è parata davanti per bloccarmi. Che cosa ci facevo lì in cucina? Ha fatto per aggranfiarmi e buttarmi fuori. È bastato che mi sfiorasse, il sangue mi è ribollito e mi è salito alla testa. L'ho agguantata per le braccia, gliele ho piegate dietro la schiena, è caduta in ginocchio tra strilli di dolore. Con la sinistra la tenevo ferma contro la cassa della legna. La destra l'ho allungata verso il mestolone sulla mensola e via mestolate sul culo sodo, che schioccava, mentre lei ora aveva singulti rauchi, diversi da prima. L'ho sculacciata ancora una volta e ancora una volta sulla sfera carnosa del suo culo rotondo che si dimenava e si contorceva. Non lo so proprio cosa mi sia passato per la testa. Ho teso una mano verso l'orlo della sua camicia e l'ho tirata su fino al collo. Sotto era nuda. E questa è una scena che vorrei semplicemente finire qua, perché poi c'è tutto un racconto molto molto particolare che i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, possono scoprire nel romanzo Minuetto per chitarra, 25 colpi, edizioni Volant, Mito Milzupa nell'autore. La traduzione è a cura di Patrizia Raveggi, che noi ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato. Patrizia Raveggi, e prima di salutarci, su quale libro sta lavorando per la sua traduzione? Adesso sto lavorando su un altro un contemporaneo, uno scrittore relativamente giovane, e il libro si intitola Panorama
Ed è di nuovo un pasticcio di vari stili, c'è la narrazione, la riflessione filosofica, la descrizione di viaggi, quindi diciamo è un si potrebbe dire postmoderno nel tipo di struttura. Molto bello, ha una bella lingua e non usa punteggiatura, per cui il flusso di coscienza dall'inizio alla fine è molto joyciano, quindi lo scopriremo prossimamente grazie alla traduzione di Patrizia Raveggi. E intanto ricordiamo, a chiusura di questa conversazione, Minuetto per chitarra di Vito Milzupan, edizioni Bolan. Grazie Patrizia Raveggi. È stato un piacere, buon lavoro. Buongiorno, buongiorno. E buone letture. Grazie.